Di nuovo un saluto a tutti gli amici di Briciole di Storia. Qui andiamo indietro nel tempo, ma con molta poca fatica, facciamo solo qualche passettino e andiamo negli anni Ottanta. In effetti, bene, dovrei esserci anch'io allora. Siamo sul tutto il manuale uso Di quale e macchina? manutenzione di quale macchina? C'è Di scritto nel titolo come sempre, quindi lo sanno una, già. lo sanno già, ma facciamo finta che sia una sorpresa, ed è una Ritmo La con il suo ritmo, uso e manutenzione. me la ricordo e mi piaceva, anche se mi ricordo si diceva che era brutta. Dipende dai gusti, naturalmente, ognuno può pensare quello che vuole. Era originale, forse troppo originale, va bene. Nella seconda serie, infatti, si erano un po' calmati. Se vi ricordate, la prima serie aveva i due grossi fanaloni, invece la seconda serie, Eccola eccola qui, è qua, un po' più bella. banale, un po' più classica, un po' A più me piaceva, mi matura. ricordo la versione sport, forse, non so che poi adesso io, Certo, ragazzi, ero esisteva una piccolo, 130, 115, aveva 130 cavalli. Certo, le retine sopra i per far vedere che fanali, siamo aggressivi, bellissime, certamente sì. bellissime. Era la macchina di famiglia del ceto medio, senza pretese, con varie motorizzazioni che andavano dai 60 ai 70 agli 85 cavalli. 85 cavalli era quella un po' più Gran Turismo, la 100 invece era quella sportiva, e poi era salita fino a 105 e qualcosa del genere, anche di Un più. mostro di Teniamo potenza. conto che erano automobili che pesavano molto meno di 1000 kg, quindi anche con potenze dell'ordine di 60 cavalli riuscivano a districarsi, e quella con 100 cavalli era Ecco qui il una retro più brutto, semi-bomba. non me lo ricordavo così. I fanali erano così grossi. Nella prima serie no, erano più sottili, Ah, ma nella ok. seconda Si vede che serie erano mischio un quelli. po' le cose. Però bella, 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 bella. Nella prima Anche se da qui mi serie ricorda molto la 127, come se fosse una specie di una variante. 127 tona. Sì. Ricordate le maniglie rotonde della prima serie? Era tutta ispirata a rotonde, i fanali rotondi, È le maniglie vero, 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 rotonde. vero, vero, È vero, vero. rimasto l'apertura del serbatoio benzina o gasolio in qualche caso rotonda, però ha perso molte di questo design. Mi piacerebbe vederla ristylizzata, come è stato per la 500. Mi piacerebbe vedere cosa potrebbero fare oggi di una Ritmo. Hanno fatto anche dei tentativi, ma non sono andati neanche Oh, ecco lontanamente. qua Questo il era il massimo del cruscotto. cruscotto, il massimo fino a un certo punto, perché osserverete che da sinistra c'è il tachimetro, a destra non c'è il contagiri, ma un banalissimo orologio. Ma utilissimo l'orologio per vedere Sì. quanto in ritardo eri. Questa è un'altra versione con guida a destra. Guida destra, quella esportata nei paesi Siamo riusciti a anglosassoni. esportare la Ritmo anche Beh, all'estero? era una macchina solida, sana, economica. E io ho cominciato con la Tipo, quindi siamo un po' più avanti. Qui molte versioni. Questa, scusa, Varie fammele vedere. Questo versioni mi in piace controllaia. molto. Quindi conta chilometri. Sì, 180 li sognava, cioè, vabbè, dai. Ricordiamoci che, come fanno ancora adesso, mettono il tachimetro per l'auto più veloce e le altre si Ah, adeguano. ok. Non è che ne mettono Questo uno mi piace. dedicato. Questo invece cos'è? Ah, è il serbatoio. E qui abbiamo invece una. Belli, Un'altra serie di belli, belli, belli. strumentazioni L'orologio di diverse, nuovo. varie versioni per i vari mercati, Bello, bello, bello. per Devo varie chiedere a una persona che denominazioni. conosco se ha ancora quello della Simca Horizon. Molto Molto bella. bello, sarebbe da presentare anche quello. Poi, se Questo. avete domande comunque su un particolare, perché realmente non trovate su internet un'informazione e avete la Ritmo e la volete. Vi mandiamo anche eventualmente una foto di una pagina in particolare, non chiedeteci la scannerizzazione di tutto il volume, però se c'è qualche informazione di cui avete bisogno, provate a chiedersela. Ovviamente noi vi mostriamo qualcosa di particolare e originale, pur non conoscendo magari nei minimi particolari il prodotto, nel senso Perché tutti. no? Ecco una chicca, una cosa che adesso viene considerata un optional di un certo lusso: lo specchietto retrovisore esterno per entrare in box particolarmente stretti è richiudibile manualmente, si intende, è tutto Manualmente, manuale. certo. Qui abbiamo l'immancabile accendisigari. Tutto il set di illuminazione interna, il freno a mano, cose, Sì, niente consuete, ma è bello di vederle. Cambio straordinario. automatico, leva a marcia, 5 marce, retromarcia. Questo invece è il Questo cambio perché siamo nella automatico. seconda serie, perché la prima serie aveva il cambio a quattro marce. A 4 marce, Sì. giri a go-go. Sì. Va bene, sedili già con option, poggia Il testa, poggia poggiatesta, che testa. era stato introdotto da non molti anni e noi sappiamo quanto sia Appoggia utile testa. per la Oggi si sintetizza in poggia testa, invece appoggia poggiatesta. testa. Qui, come mettere la cintura di sicurezza? Perché ai tempi forse non era neanche obbligatoria, quindi ti suggerivano come farlo. Tutte le fuoriuscite dell'aria.
Ovviamente non si parla minimamente di... c'è scritto climatizzazione, ma non c'è il climatizzatore. Era aria fresca d'inverno. Ecco, si fondono e basta. Aria caldissima d'estate, ovviamente. E altre cose. Riscaldamento interno, riscaldamento ovviamente con l'aria motore. Sfogliamo un pochettino più velocemente varie regolazioni. Uso della vettura e il vano bagagliaio. Questo era potente, era veramente una cosa. Fanno vedere anche il ribaltamento del sedile posteriore. Sì, e lo spazio era veramente imponente. Ma ne circolavano comunque tantissime. Questo ha avuto un successo commerciale importante. È stata poi prodotta anche dalla Seat. Sì, era più brutta per una cosa, avevano tolto il faro rotondo. E per dare una caratteristica più... No, capito, però togli la caratteristica principale. Secondo me la riconoscevo da lontano perché c'erano i fari rotondi. Si è poi evoluta nella regata, la tre volumi, e poi è diventata la regata weekend, che vorrebbe dire, la richiameremo adesso, la station wagon. E è andata avanti per anni e anni la produzione di questa cosa. Sì, ripeto, io ne vedevo tantissime, mi è capitato di vedere ancora qualcuna all'estero, sinceramente. In Italia è un po' più vediamo difficile. Un modo per cambiare la ruota. Quello immancabile in questi libretti di istruzione, perché non possono non dirtelo. Ruote cric, semplici. Cric. Assistenza, perché siamo su centro assistenza, passiamo pure avanti. Parti meccaniche, scusate. Parti elettriche, non elettroniche. Consigli per la manutenzione della carrozzeria. Il consiglio era di rassegnarsi perché arrugginivano. Qui la cosa che spesso mettevano sulle protezioni degli agenti atmosferici. Prendiamo a fare come pulire interamente. Questo qui l'abbiamo già visto in altri libretti, quindi ripetevano anche proprio la stampa. Questa era identica. Ma veramente identica. Questa era la protezione della carrozzeria sotto, dove arrugginiva in maniera catastrofica. E si raccomandava di grafitarla. In teoria era una soluzione a base di grafite, ma per nulla. I meccanici solitamente usavano olio esausto e la sporcavano di olio esausto in modo tale che arrugginisse un po' meno. Arrugginisse un po' meno, no? Che non arrugginisse. Ed era veramente un peccato perché erano macchine robuste, sane. Oh, guarda, con la copertina. Sì, la macchina con la copertina è un master degli anni 70. Dai. Buonanotte a tutti, sì. Tu la mettevi la copertina sulla non so macchina. Se parlare di commozione o di tristezza. Questa sera siamo più verso la tristezza che verso la commozione. Oh, qui le misure 2 metri e mezzo. Questa 4 è metri e certo, tanto sono piccole, è grande come la Punto, anzi è leggermente più piccola della Punto attuale. Prima cosa, seconda cosa, pesano 850 kg, poco di più. È veramente poco, che è meno della Punto attuale. Se aumentavi la potenza volavi via in autostrada, quindi una cosa di questo tipo con 100 cavalli era decisamente sportiva, prestazioni veramente brillanti, non tanto in quanto a velocità massima quanto in accelerazione. Cinture di sicurezza, attacco, sono tutte queste particolari che non possiamo stare qui ad annoiare i nostri telespettatori. Sì, puntiamo sempre sul fatto che sono telespettatori, quindi noi bello però sì, questi qui sono fino a un certo punto. E direi che con questa ultima sfogliata. Però erano solo in italiano le istruzioni, oggi sono in multilingua anche. Senti, sono cambiati un po' i tempi. Direi che possiamo direttamente su questa sfogliatura procedere ai saluti di rito dei nostri amici telespettatori. Per briciole di storia, un saluto a tutti.